Ok, tesoro, ecco tutto il materiale per la scuola. Passa una bella giornata, fai la brava. Lo farò. Oh no, mi si è rotta la busta, mi è caduto tutto. Oh no, tesoro. Ok, non ti preoccupare, sistemo io. Vediamo, ci sarà qualcosa che posso usare in giro. Mi metto all'opera per trovare la soluzione. Tada, uno zaino nuovo di zecca per te. Wow, è bellissimo. Ok, vado a scuola, ci vediamo quando torno a casa. Ok, signorina, quale zaino vorresti per la scuola oggi? No, quello no, noioso e non è più alla moda. Bene, questo piccolo viola o questo dorato? Sì, oggi voglio usare questo. Ottima scelta, signorina Emma, ecco qua, sono sicura che passerà una bellissima giornata. Fiu, per fortuna ho finito! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Ci sono quasi. Wow, mi complimento con me stessa. Aspetta di vedere il mio. Tadan! Guarda qui, non è fantastico? Wow! Com'è successo? Incredibile! Wow, che cos'è? Ma dove siamo? Proviamo? Benvenute nella vostra nuova casa, mie care. Qui entrerà molta luce solare e anche tanta acqua. Bella sensazione, vero? Bisogna eliminare la polvere. Anche la mia pelle ha bisogno di idratazione. Vuoi una maschera? Senti com'è fresco? Dopodiché ci occuperemo delle mani. Eccone un po' anche per te. Siete le mie migliori amiche. Oh, credi che sia buffa? comunque... Cosa? Wow, ma che bello! Anche io voglio una pianta amica. Non mi sembri molto in forma. Parliamone. Un po' d'acqua dovrebbe aiutarti. Usa altro, un po' di scrub? Ti senti meglio? Sembri ancora triste, ok. Ti spiace se vi faccio compagnia? La mia pianta è malata, non so cosa fare. Le tue sembrano così felici. Credo che la mia stanza sia troppo buia. Non preoccuparti, guarda qui. Per prima cosa tagliamo un foglio di carta per lungo per ottenere questo. Dopodiché useremo la vernice bianca per creare delle stelle. Quindi giriamo e pieghiamo, creando una piccola scatola. All'interno mettiamo delle stelline e ricordiamoci di mettere anche il coperchio. Voilà! Ecco fatto, wow! Ehi! Cosa? Dai un po' un'occhiata. Wow, l'hai fatto tu! Sembra davvero bello! Wow, guarda quante stelle! È un cielo notturno in scatola, meraviglioso! Ma guardalo, è bellissimo! Grazie! Oh, è ora di riportare in vita la tua pianta! Molto meglio! Wow, che carino! Ehi, guarda, non è bellissima? È per te! Per me! Oh, grazie! Oh, sta attenta. Ok. Aspetta, sembra così triste. Devo trasformare quel broncio in un sorriso. Poverino. Oh, cavolo, ma che cosa gli hai fatto? Probabilmente ha soltanto sete, no? Ehi, aspetta. Pronto? Sì, subito. Va bene, dai. Oh, per favore, dottore, l'aiuti. È stata lei. Non ho mai avuto un cactus, le ho dato l'acqua e... Stop! Parla pure. Ah? Va bene, è triste. Il cactus? È depresso? Davvero? Non saprei, credo di sì. Voi, amici delle piante. Questo non serve, ma posso usare questo. Vediamo. Hai la febbre? Non va bene. Fammi sentire. Inspira... ed espira. Di nuovo, proprio come sospettavo. Ci serve dell'aria. Andrà tutto bene, piccolo. Tieni duro. Dai, ce la puoi fare. Guarda, sta sorridendo. Ma questo sole non va bene. Il sole rende triste. Cosa? Rovino sempre tutto.
dirlo, non è colpa tua. Ehi, quel cartoncino! Mi è venuta un'idea. Le tirerò su il morale. Prenderò il cartone e disegnerò le forme che mi servono. Fantastico! Ora inizierò a ritagliarle. Devo fare attenzione. Questa lama è davvero affilata. Fatto! Molto meglio. Ora aggiungiamo qualche decorazione. Perfetto! Ora sembrano foglie di cactus. Le incastrerò insieme e ne farò anche altre. Adesso sembra proprio un cactus. Fatto! Wow, è tutto per me! L'adoro! Vivrà per sempre, giusto? Sempre al sole, nessun problema. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Non sono carinissime? Molly? Ho preso il tetto. Quasi fatto. Sarà la nostra base. È il miglior fortino mai realizzato. Ragazze, siete qui? Dov'è la mia? Oh, eccola! Ah, molto meglio. Ciao! Ah, la stavamo usando. Non c'è problema. Lo sistemeremo in un attimo. Iniziamo a pensare. Ecco che arriva! Mira la scatola, cara! Ce la posso fare! Au! Stai attenta! Scusa, senza di me starai molto meglio. Puoi dirlo forte. Finalmente posso concentrarmi. Mi servirà dell'altro nastro adesivo e anche un po' di vernice. Guarda un po', perfetto. Sembra proprio un canestro vero, come quello dei professionisti. Ecco il tiro vincente. Pronti? Proviamolo subito. Pronti, via! Guarda come va! Forza, vieni qui! Funziona! Oggi i miei capelli sono ingestibili! Oh, ma dai! Barbie, ma quanti capelli hai? Che fatica! Ehi, ciao! Non agitare quella spazzola verso di me, anzi dammela, ne ho bisogno! Ah, sì? Non ci provare! Ehi, fermati! È mia! Un momento, il mio pallone da calcio! Avevo dimenticato di averlo! Sono ancora brava! Molly, fa attenzione! Mi è venuta un'idea incredibile! E riguarda questo cartoncino! Il cartone è un materiale molto versatile, vediamo un po'! Perché aspettare per andare al parco a giocare, quando posso fare gol con questo? Devo solo tracciare alcune linee. Queste puntine andranno qui. Terranno l'elastico in tensione. Questa è la linea di porta. Ecco che arriva il pallone. Woo! Vuoi giocare? Wow! Ok, inizio io per prima. Ora tocca a me. Guarda! È così? Ce l'ho fatta! Questo sì che è divertente! Ottima partita! Complimenti! Giochiamo di nuovo! Arancia! No, non ci credo! Sono proprio imbranata! No, direi che non è il caso! Non voglio mangiare dei capelli! Dai, pulisciti! Allora? Ora è ancora peggio! Perché stai piangendo? Che cosa c'è che non va? Guarda anche tu! Non preoccuparti, credo di poterti aiutare! Aspetta, ecco qui! Così va meglio! Questa striscia le terrà in posizione! Ta-dan! Incredibile, vero? Apriamo la parte superiore e mettiamo questo pezzo all'interno. Agitiamo bene e aggiungiamo delle decorazioni spaziali. Questa parte regge il tuo lecca-lecca. Veramente incredibile, lo so. Saluta il tuo nuovo migliore amico. Beh, guarda tu stessa. Apriamola. Wow! Hai capito? Non ci credo! È tutto pulito!
E il mio lavoro qui è finito. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Ciao cappello! Devo restare al caldo. Ottimo! Sei sicura di aver bisogno di tutto ciò? Sì, vado a fare una passeggiata! Davvero vestita in quel modo? È metà giugno! E quindi? No, tesoro, fa troppo caldo! O forse no! Vorrà dire che creeremo un po' di neve usando amido di mais e acqua! Mescoliamo insieme! Molto bene, guarda un po'! È incredibile! Sembra solido, ma poi si scioglie! Quasi come la neve vera! Sapevo che ti sarebbe piaciuto! Ancora qualche punto e vincerò! Forza, rimani concentrata! Ci sono quasi! No? Ma che succede? È saltata la connessione! Oh, non è giusto! Vorrà dire che giocherò qui! La partita è iniziata bene! Vai così! Prendetelo! Eh? Internet di nuovo? Non ci posso credere! Ma è ridicolo! Beh, se è così... Cosa è scarico, davvero? Oh! Tesoro? Oh, ma cos'è successo? Ho il telefono scarico. Mi dispiace, tesoro. Magari usando questo... È in arrivo un carico di divertimento offerto dal cartoncino. Con un po' di fantasia è possibile creare praticamente tutto. Visto? Perfetto. Ora mettiamo tutto insieme e teniamo tutto fermo con questa corda. E questa parte può essere un po' complicata. Ma... ce l'abbiamo fatta! Diventerai la protagonista di questo gioco! Vuoi giocare? Non capisco! Osserva bene, i comandi sono qui, vedi? Wow, fammi provare! Ecco a te! Wow, ma è divertentissimo! Oh, la mia piccola gamer che cresce! Buongiorno classe, oggi cucineremo qualcosa. Ci servirà della pasta e dell'acqua bollente, ok? Acqua in ebollizione? Stai davvero ascoltando quello che dice? Shh, non farmi sbadigliare. Oh. Ehi, che stai guardando? Anche io so scrollare, lo sai? Mescoliamo il sale. Ragazze, non state neanche ascoltando. Pronto? Ehi! Questo video è fantastico, vero? Guardate qui adesso! Oh oh! Sì? Il vostro compito sarà quello di preparare della pasta. Cuochi, accendete i vostri fornelli. Iniziate, vi tengo d'occhio. Dobbiamo cucinare? Non guardarmi. Mi è venuta un'idea interessante. Prenderò in mano la situazione. Entra la star dello spettacolo! Cosa c'è di meglio di un po' di ketchup? E delle fette di salame, ovviamente! Facciamo piovere anche del formaggio! Wow! Sembra buonissimo! E ora un po' di condimento! Ha già finito la sua pizza! Ce la posso fare! Io però preferisco i panini! Già! Che buono! Salame per me, baby! Aggiungo anche un po' di ketchup. Ed ecco fatto! È pronto! Oh no! Perché mi è venuto da starnutire adesso? Non volevo! Oh, povera, ti aiuterò io! Prendi questo! Pasta? Perché? Mettine solo un po' e mescola! Ah, grazie! È ora di essere un po' più fortunata! Per cominciare aggiungiamo del miele. Ottimo, così dovrebbe bastare! Aggiungiamo anche una tazza d'acqua. E poi della gelatina pura. Assicuriamoci di mescolare bene. Perfetto!
Prendiamo la nostra pasta, la inseriamo in questo modo infilandola nel miele. Quasi fatto! Sembra proprio un alveare! Che carino! Ci sono anche delle piccole api! Abbiamo persino usato del miele vero! Missione alveare compiuta! Oh, anche il mio piatto è pronto! Oh, ecco fatto! Il tempo è finito, ragazze! Allora, vediamoli! Sì, sembra deliziosa! Ma manca la pasta, mi spiace! E questo? Oh, è così creativo! Ottimo lavoro, sì! Hai vinto questa sfida, bravissima! Sì, ce l'ho fatta! Se lo dite voi! Dunque, io pensavo... Cara, la mamma è impegnata! Scusatemi... Oh! Ecco un peluche volante! Smettila! Sembra di essere in un tunnel! Chissà che serve questo! E poi? Ma dove sono andati? Non capisco! Beh? Oh, ovviamente! Mamma non sta giocando! Deve lavorare! Va bene, come vuoi! Che stai mangiando? Dammene un po'! Mamma! Aspetta un minuto, tesoro! Wow, ma che stai facendo? Vieni a vedere! Ok! Wow! Una casa! Ti serve una sedia? È un piccolo omino fatto con patatine al formaggio! Molto impegnativo! Ok! È ora di tornare al lavoro! Oh, eccomi di nuovo! Allora, come dicevo prima, riguardo al contratto... Scoppia, scoppia, scoppia! Ti stai divertendo? Bip bip, adesso indietro! Oh, cara! Elicottero di palloncini in arrivo! Pow! Woo! Upsi! Scusa, mamma! È una cosa grave? Oh, la confezione è andata! Per fortuna ne ho un'altra! Beh, diciamo che l'avevo! Tesoro, così non va bene! Scusa, colpa mia! Ci vediamo! Non così in fretta! Oh oh! Quei palloncini... Il cervello di mamma è a pieno regime. Questo dovrebbe essere divertente. Ora il palloncino è pieno d'amido. Guarda un po' quanti. Ecco a te. Wow! I miei piccoli amici palloncini. Grazie. Divertiti. C'è mancato un pelo. Ci sono quasi. Ho stabilito un nuovo record. Un altro gioco inutile. Ecco, cara, perché non leggi un bel libro? Non saprei. Mi piacciono le api. Che bello, posso usare questo foglio. Wow! Oh mio Dio, no! Non si rovinano i libri. Bene, dove ero rimasta? Ecco un'altra curva stretta. Cara, prova un altro gioco. Ti aiuterà ad allenare i riflessi. Questo sì che è divertente. Certo che il mio telefono... Qui però non ho molta scelta. Smartphone sia. Oh sì, che ne dici della signora gallina? Ehi, guarda, indossa un cappello! Wow! Grazie! Si siederà proprio qui con me. Ora fai il ballo della gallina. Wow, sta deponendo delle uova, vedi? Rifallo! Dai, fanne un'altra! Oh no, si è rotta! Odio questo gioco! Perché stai piangendo? La gallina è rotta, controlla tu stessa! Non funziona! Cosa? Forse posso sistemarla. Prima di tutto disegniamo qualche linea. Mettiamo il pollice in alto così. E ora richiudiamo la nostra linea. Aggiungiamo un po' di dettagli. Un colore, ad esempio. Da un'occhiata. E il disegno è pronto per essere ritagliato. Seguiamo le linee nere e facciamo attenzione nelle curve. Ecco fatto! Vedi questo ritaglio extra? Qui le cose cominciano a farsi interessanti. Pronta? Incolliamo questo disegno proprio sopra. Ecco fatto! Che cos'è? È una gallina, vedi?
Ecco il suo uovo. Non ci credo. Posso vederla meglio? È tutta tua. Ecco che arriva. Questo lo prendo io. La mamma si è guadagnata del tempo per giocare. Ti amo, gallina. Mindy, buon compleanno! Oh, è per me? Che bella sorpresa! Ho qualcosa per te, spero che ti piaccia! Wow, che emozione! Non vedo l'ora di aprirlo! Wow, mi hai preso un orologio, ma è pazzesco! Non posso crederci! Puoi aiutarmi? Certo! Però... non credo sia il mio stile! Beh, ti piace? Sì, un sacco! Scusa, Molly. Non ti piace? Non è abbastanza rosa. Oh, non ci avevo pensato. Ho rovinato il tuo compleanno. Aspetta, posso usare questa? Ecco, che ne pensi? Ora sì. È carino e alla moda. Wow, è fantastico! Sei un genio della moda. Lo so. Cosa sta facendo? Ah, ok, capisco. Prestate attenzione, ragazzi. Questa può essere insidiosa. E però non la rispiego, eh? Ok, tocca a te. Coraggio, Mindy. Io? Fammi pensare. La risposta è... 4. Come? 4? Puoi ripetere? Non riesco a sentirti. Seriamente? Ho detto 4! No, ancora niente. Questa è l'ultima volta. 4! No, non ti sento. Perché parli a voce così bassa? 4! Ah! Oh, che fastidio! Mi spiace, sono un po' dura d'orecchi. Come posso fare? Ma certo, meglio che mi metta al lavoro. Ricavo una cornice da un cartoncino, questo è perfetto. Ci metto della plastica sotto e ritaglio. È il momento di decorare. Questi triangoli saranno le orecchie, poi con un pennarello nero disegno due occhi, un nasino e anche dei baffi. Qualche altro dettaglio? Ok, dovrebbe bastare. Proviamo di nuovo. Questo deve funzionare. Lo scrivo e via. Ehi, qui! La risposta è 4. Oh, giusto! Perché non l'hai detto subito? Ottimo lavoro! Ben fatto! Sono davvero colpita! Ci è voluto più del previsto, ma ci siamo arrivati! Sto proprio bene oggi! Sono migliorata nelle pose! Shh! Sto cercando di concentrarmi! Devo memorizzare questa roba! Oh, che fame! Devo mangiare qualcosa! Nessun problema, sono ben fornita. Caramelle! Amo i vermi gommosi! Sono così buoni e gommosi, infatti! Che buoni! Potrei averne uno? Per favore? Va bene, tieni! È fantastico! Li adoro! Ok, immagino che le piacciono. Per fortuna ho altre caramelle. Proverò questi popcorn. Sembrano buonissimi! Davvero buonissimi! Dai, sarà uno sballo, dammi anche quelli. Ok, tieni. Sei la migliore. Ti piacerebbero, sai? Finiti. Ma mastichi almeno. Speriamo che non le piacciano anche le patatine. Oh, sono le mie preferite. Posso averne un po'? Stai scherzando? Dai. Che buone. Non posso permetterlo. Ho un'idea. Ehi, non è Spider-Man quello? Verserò le patatine nel cappuccio di Mindy, devo essere veloce. Ah, non l'ho visto. Tranquilla, ho qualcosa che ti tirerà su di morale. Ritaglio un cuore da questo foglio e traccio una linea lungo la parte inferiore. Serve che sia dritta, poi aggiungerò altre linee sopra. Attacco un grande cerchio giallo nel mezzo e posiziono cerchi più piccoli intorno. Posso girarlo adesso. Metto della plastica trasparente qui e la stendo per bene. Piego un lato del foglio e ci passo un po' di colla. Poi ci fisso sopra l'altro lato premendo bene. Sembra proprio una busta di patatine. Ma non ho finito. Prendo una striscia di cartoncino giallo e ci disegno degli ovali, che poi ritaglio seguendo semplicemente le linee.
ma me ne serviranno parecchi. Le metto nella busta. Ah, Mindy, guarda che cosa ho qui. Sono per me. È proprio il mio giorno fortunato. Mi sta venendo l'acquolina in bocca. Aspetta, hanno uno strano sapore. Ma non sono patatine! Non pensavo le avresti mangiate. Almeno non troverà quelle vere. Non è strano? Ehi, come va? Devo andare. Come posso aiutarla? Sto cercando un bambino. Beh, è fortunato, ce ne hanno portata una proprio oggi. Diamo un'occhiata. Oh, che carina. La prendo, ma è disponibile in versione bruna? Mi spiace, signore, c'è solo bionda. Cosa? Oh, allora temo che non se ne faccia nulla. Cos'altro avete? Oh, questa è promettente, sì, voglio lei. La prendo. Spiacente, è stata preordinata. Una coppia mi ha appena chiamato per lei. Ma abbiamo un'ampia scelta. Non ce ne sono più. Questo è quello che pensa lei, è appena arrivata questa. È davvero unica nel suo genere. Beh, ha la mia attenzione. È uno scherzo? Sa cosa? Mi piace. Affare fatto. Speravo che lo dicesse. Saluti la sua nuova figlia. Avanti, non essere timida. Sarai felicissima. Wow, guarda come vola. E quindi, vola e basta? Wow, ma guarda un po'! È stato fantastico! Ciao, papà! Adoro le storie a lieto fine. Abbracciami! Mi sto commuovendo, mi ero ripromessa di non piangere. Ci sono così tante pulizie da fare, ma ho quasi finito. Ora posso rilassarmi. Eh? Su cosa sono seduta? Oh no! Che cosa ho fatto? Che guaio! Magari non se ne accorgerà. Ma chi prendo in giro? È rotto! Devo nasconderlo. Farò finta che non sia successo nulla. Non destiamo sospetti. Ehi, mamma! Hai visto il mio yo-yo? Io? No, no! E di sicuro non l'ho rotto. Che cosa strana da dire. Ok, continuo a cercare. Fiu, c'è mancato poco. Eh? Cos'è questo rumore? Viene dall'esterno? Dove sarà? Mi sento così persa. Deve essere qui da qualche parte. Yo-yo, dove sei? Oh, mi si spezza il cuore, guardatela. Il mondo sembra molto più oscuro adesso. Avrei voluto... Beh, avrei dovuto essere io. Devo fare qualcosa, in fondo è colpa mia. Vuoi un po' di cioccolato? No, troppo piccola. Non c'è problema, guarda che cos'ho. Voglio solo il mio yo-yo. I dolcetti non possono riempire quel vuoto. Aspetta, lo so. Ho i tuoi cereali preferiti. Ti tireranno su il morale. No, non li voglio. Oh, sono a corto di idee. Aspetta, ne ho una. Ti piacerà. Ritaglio due cerchi da un pezzo di cartone e metto un po' di colla su uno di essi. Così. Poi li incollo insieme, premendo bene. Poi ci metto sopra altra colla. Adesso prendo due cerchi di carta rossa e li fisso per bene. Poi mi serve un pennarello. Disegno un grande cerchio qui e lo riempio, facendo in modo di rimanere all'interno della linea. Faccio lo stesso con l'altro. Poi prendo una matita, pratico un foro all'interno del cartone e inserisco il mozzicone di matita. Attacco l'altro cerchio di cartone e avvolgo dello spago intorno. Ecco uno yo-yo fatto in casa. Guarda che cosa ho trovato, l'ho fatto apposta per te. Ah? Fa vedere. Questo sarebbe uno yo-yo? Me. Proviamolo. Immagino che possa andare. Wow, funziona! È fantastico, è proprio quello che volevo. Ho salvato la giornata. È molto meglio di quello rotto. Ah? Ah? È già mattina? Oh no, ho dormito troppo, devo sbrigarmi, non voglio arrivare in ritardo. Che è successo? Che strano, non ho tempo per questo. Au, il dito! Che male! Un attimo, non ho i miei orecchini. Questa mattina non fa che peggiorare. Devo trovarli. Dai, dove sono? Non riesco a trovarli, dove possono essere? Mamma! Che cosa c'è, tesoro? Dimmi. Non riesco a trovare i miei orecchini, è un disastro.
Andrà tutto bene, la mamma è qui. Perché tutte a me? Vado a cercarli. Non sono lì. No, niente. Mi spiace, tesoro. Un momento, credo di avere un'idea. Sì, potrebbe funzionare. Avrò bisogno di un poppet e di una pistola per colla. Riempio le fossette con la colla, così. Devo lavorare in fretta. Non voglio che la colla si asciughi. Ora mi serve una graffetta. Ne stacco un pezzo e lo calo nella colla. Una volta che si è asciugata, posso rimuoverla dal poppet. Serve anche un po' di colore, ovviamente uso il rosso. Non voglio che si veda la colla. Aspetto che si asciughi e poi con un pennarello nero aggiungo dei puntini neri. Penso che 5 bastino. Che carino! Ma non ho finito, lo immergo nei brillantini d'oro per aggiungere lucentezza. Ne faccio un secondo e voilà, che ne pensi? Cos'hai lì? Pazzesco! Fammi vedere! Sono stupendi! Li adoro! Oh, sono così felice! Come mi stanno? È il mio telefono? Ho un messaggio? Non ci credo, ho un appuntamento! Che emozione! Ah, la mia bambina cresce così in fretta! Meglio che vada! Divertiti! Vediamo che c'è in TV! Oh, sembra interessante! Aspetta, che cos'è stato? Ehi là, c'è nessuno? Ah, amo la vita criminale, è così gratificante! Signora, abbassa la voce! Ecco, tieni! Non è gusto fragola? Oh, bello questo! Aspetta, che cos'è stato? Tesoro, corri! Chi è quello? Che succede? Attacco a sorpresa! Oh. Ah, l'avevo previsto! Fatti sotto! Va bene! Stai facendo un grosso errore, amici! Ah, uno yo-yo! È tutta colpa tua! Cosa? Oh, un brutto presentimento! A terra! Aspetta, parliamone! Pronto, polizia? Oh, mi spiace, ho imparato la lezione! Bravissima, tesora! Yay! Ah, sparisci! Colpiscilo! Sta guardando proprio me! Ancora più forte! Faccio del mio meglio! C'è solo una cosa da fare! Cosa? Torna qui! No, non mi mischio con i ragni! Taxi? Spero che non mi segua! Ah, così va meglio! Sole, mare, niente ragni! Ah? Ci hai provato, ma non si scappa! No, oh, devo proprio! Un attimo solo, userò il bicchiere! Lo trasformo in una chiappa ragni! Sì, è perfetto! Guarda un po'! Sei mio ragno! L'ho preso! È enorme! Ok, è ora di andare! Non puoi restare qui! Illuminiamo un po' la stanza! Ah, ora va meglio! Giochiamo! Brum, brum! Ehi, Barbie! Ciao, Ken! Ti va di uscire? Sì, certo! Wow, si stanno per baciare! È così romantico! Mettiti in salvo, un mostro! Un mostro? Dove? Arr, sbam! Prendi questo! Non mi fermerete! Qualcuno ci salvi! Prima i Ken e i bambini! Che rabbia, sei mio! No, non lui! Prendi il biondo! Sbam, sbam! Che succede qui? Oh, nanetti, distruggerò la vostra città! Ah, sono esausta. Fare il cattivo è impegnativo, ma qualcuno deve pur farlo. Ora di una pausa? È quello che pensi tu. Vacci piano, signorina. Dimenticato qualcosa? Devi riordinare tutto. Lasci sempre un gran casino. Guarda. Ok, ma non faccio i salti di gioia. Oh, non è giusto. Cos'è questo? Probabilmente non è importante, ma... Me l'hai tirato addosso? È l'ultima macchina. Io avrei finito. Cosa, stai scherzando? C'è sempre casino. Pulisci subito. Speravo che non te ne accorgessi. Sai essere cattiva. C'è un sacco di carta qui. Come raccoglierla? Impegnati. Aspetta, ho un'idea. Faccio un taglio lungo la scatola, in modo che si apra così. Ora taglio una piccola sezione, così. Questo pezzo lo stacco, applico la colla su un tappo e attacco un'asticella di legno. Pratico due fori sul lato della scatola e voilà, ci infilo il bastoncino. Ritaglio un quadrato di cartoncino, metto della colla sopra e sotto, colloco la carta nella scatola, la avvolgo intorno all'asticella e ci attacco la carta. Faccio degli strati, effettuo taglietti nel cartoncino così e dovrebbe andare. Adesso decoriamo.
Deve apparire bella, sembra divertente. È un mini aspiratore, raccoglierà tutta la carta. Guarda cosa ho qui. Wow, che figata! L'hai fatto tu! È quello che mi serve? Proviamolo! Guarda, raccoglie la carta! Mamma, mi lasci a bocca aperta! Ok, tocca a me! Non deludermi, piccolo! Funziona, è fantastico! Non avrà... l'ha fatto? Cioè, tipo bla 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 bla! Voglio una manicure! Non ci credo! Eh? Ehi, mamma! Ok, meglio che vada! Amo fare gossip! Il telefono di mamma, lo voglio! C'ero quasi! Oh no, non farlo! Non toccarlo! Ora va bene, un gioco da ragazzi! Ciò, va via! Volevo solo un biscotto! Se l'è bevuta! L'ho preso! Wow, mi sento così adulta! Pranziamo insieme, conosco un bel posticino! Oh? Che sta facendo, Maggie? Sì, porta gli orsacchiotti! No, il telefono! Bella presa, mamma! Che avevo detto? Non farlo più! Aspetta, ho un'idea! Uso questa scatola, sì, può funzionare! Taglio un rettangolo dalla scatola, ora mi serve una matita! Libero l'artista che è in me! Disegno la sagoma di un telefono e la ritaglio! Ora la assemblo! Inizio con questi pezzi, applico la colla intorno al bordo, non ne serve tanta! Poi ci avvolgo intorno del cartone, adesso incollo il retro, finora tutto bene! Faccio lo stesso con l'altra parte e poi le congiungo. Perfetto! Un telefono pieghevole! Ma non posso lasciarlo così, devo decorarlo! Lo dipingo di rosa, coloro intorno ai tasti, mi assicuro di rimanere nei bordi. Ora dipingo i tasti. Per loro uso un rosa acceso, passo lo stesso colore intorno al bordo e adesso la parte superiore. Meg ne sarà entusiasta, sarà una sorpresa! Dipingo questa parte di bianco, riempio ogni spazio vuoto. Vorrei anch'io un telefono così, sono invidiosa. Ora aggiungo solo i tocchi finali. Coloro i lati di rosa e di giallo brillante. Così dovrebbe andare. Uso un'immagine per lo schermo. Ehi Meg, ho qualcosa per te, che ne pensi? Ma dai, è fantastico! Devo fare una telefonata importante. Pronto, salone per le unghie? Pronto? Sì. Vorrei prenotare una manicure. Sì, per me e mia figlia, va benissimo. Perfetto. Ti stai divertendo, tesoro? Certo che sì, papà. Andiamo, Pikachu. Cosa? Papà, è la cacca di un uccello. Cosa hai detto? Oh, ci mancava questo. Fammi dare un'occhiata. Papà, altri uccelli. Cosa facciamo? Ah, mi nascondo qui sotto. No, io sono esposto. Devo pensare qualcosa in fretta. Un mucchio di rifiuti, torno subito. Vediamo che cosa abbiamo. Sì, questo andrà bene. Forza, non ho tempo da perdere. Wow, guarda qui. È fantastico, l'adoro. Gli uccelli non mi prenderanno. Tutto qui quello che sapete fare? Ah, che carino. No, sono sotto attacco. Meg, aspettami. Tesoro, ti prego, fermati. E vissero felici e contenti. Sogni d'oro, tesoro. Notte, mamma. Non riesco a mettermi comoda. Oh, Olivia, ti stavo aspettando. Divertiamoci. Ah? No, non può essere. Mamma, vieni qui. Qualcosa non va, tesoro? C'è un mostro nell'armadio. Darò un'occhiata. È una zona libera da mostri. Ne sei sicura? Ma l'ho visto, era proprio lì ed era cattivo. Ehi, che cos'è stato? No, mamma! Il mostro è tornato! Che c'è? Olivia, ne abbiamo già parlato. Ho tanta paura! Non c'è alcun mostro, i mostri non esistono. Io da qui non esco, al sicuro sotto la coperta. Oh, tesoro. Aspetta, forse so cosa fare. Rimani lì. Mi servono due grandi pezzi di cartone, li posiziono entrambi ad angolo, poi li unisco con lo scotch. Così staranno fermi. Prendo un grande lenzuolo, lo stendo sul cartone e voglio fare una tenda. Ma non è ancora finita. Mi servono queste luci, le posiziono in cima alla tenda, così sarà accogliente. Questo tappeto è perfetto e l'orsacchiotto farà la guardia insieme ad altri amici. Ecco i libri preferiti di Olivia. Comincia a sembrare una casa, proprio ciò che volevo. Ho finito. Olivia, dai un'occhiata, tesoro.
Wow, è fantastico! L'hai fatto per me! Grazie, mamma! Buonanotte! Ha funzionato! Adesso posso rilassarmi? Meglio che me ne vada, non voglio svegliarla! Non posso fare rumore! Ci siamo quasi! No! No, il dito fa malissimo! Attenti all'ordine delle operazioni! Ok, volontari, avanti! Oh, ok, non ci capisco niente! Oh, queste pellicine! Che si dia una calmata! Sottraggo il 7? Ho sbagliato tutto! Luna! Non fai niente! Ok, va bene, ci provo! Ordine delle operazioni, eh? E in più la calcolatrice! Wow, bella! È il mio antistress matematico! Fai calcoli complicati al posto mio, chiamatemi Luna Einstein! Giusto! Sono un genio! Lo sono abbastanza da avere una calcolatrice! Cosa? Perché ha finito prima di me? Odio la matematica! Quanti argomenti oggi! Oh, ferma lì, signorinella! Che stai nascondendo? Ah, una banana! Conosci le regole, niente cibo! Mm-mm. In questo caso la mangio subito. Ok, allora. Odio osservare chi mangia. Fatto. Ehi, non puoi farlo! Raccoglila! Davvero? Oh, va bene. Ah! Oh, no! Oh, oh cielo, una scarpa? Oh! Ai ai! Non sono l'unica ad aver preso il volo qui. Ok, cosa c'è qui? Bigliettini, non posso crederci! Non è una banana! Vuoi spiegarmi? Non proprio. È vergognoso! Ci mancava solo questo. Ah, stupida banana! E adesso che faccio? Mi servono proprio gli appunti. Quindi li porterò con me. Soluzione del problema matematico. Spero di avere abbastanza spazio. Ecco. Ma aspetta. Beh. Ora bisogna camuffare il tutto. Non posso entrare senza una copertura credibile. Deve sembrare un design. Visto? Stilisti, prendete nota. Nuova moda sbloccata. Ora mettiamole alla prova. Sono tornata, prof. Ferma. Biglietti? Ah, certo. Non nascondo nulla, vedi? Ok, entra pure. Bye bye. Che disavventura. Ma non mi serve troppo tempo, le risposte proprio sotto il naso. Mi sembra ottimo. Mi dicono che la chimica sia difficile. Sento già il profumo del 10+. Carino, vero? Sono arrivato in tempo. Ma è Timmy? Che bei capelli! Wow! Comincia lo show! Ops! Oh? Ciao, che cosa c'è? Oh, ehi! Credi che lui possa essere tuo? Ti faccio vedere io! Ti sfido! Oh no, il maglione! Oh, cavolo! Incredibile! Oh, e adesso? Qualcuno ha una giornata storta! Fatti suoi! È il mio maglione preferito! Un attimo! Sembra un ago da lana! Operazione ripare il maglione in corso! Fuori il vecchio e dentro il nuovo! Ok, lo rimetto dentro! E lo uso per infilarci il filo attraverso. Lo tiro fuori così e zac zac. Poi ci serve un post-it del nastro biadesivo. Incollo qui l'estremità del filo. Si attaccherà se oppongo resistenza. E adesso posso creare un disegno senza alcuno sforzo. Quasi fatto. Ecco qui. Taglio il filo in eccesso. Carino. Ci ho messo davvero il cuore, vedi? Ora ci siamo. Oh? Questo è per te. Lo vuoi?
Oh, wow! È un cuore! Le piaccio! Chiamami quando vuoi! Ti aspetto, sì! Davvero? Oh no! Il mio Timmy! Vuoi dire il mio Timmy? Oh, è assurdo! Mua, che emozione! Ah, sì, ho capito, sì! Anch'io ho una chiamata! Sì, credo di aver tempo oggi! Sì! Sì, ho tempo oggi! Non importa, anch'io voglio un orologio! Quindi ne farò uno! Inizio dalle mani! Ti richiamo io! Vuoi un orologio, eh? Vieni qui, tesoro! Creiamo il tuo orologio personale! Prima di tutto il quadrante, poi passo alla cornice. Giralo e inserisci il pezzo posteriore. Perfetto! Ora la parte divertente. Hello Kitty! Perché non ti fermi un po'? Incolla questo pezzo sul retro. Un tocco di colore. Con il rosa vai sul sicuro, vero? Unisci i pezzi. E adesso infila il tuo orologio preferito. Guarda! Ava, dà un'occhiata! Wow, mettimelo! È davvero tutto per me? Mi chiedo che ora sia! Ok, torno al lavoro! Sì, anch'io! Sì, ci penso io! Va per il verso giusto! E il tuo? Ava, vuoi vedere un trucco magico? Ok! Hai qualcosa dietro l'orecchio? Cosa? Sono ricca! Che altro c'è lì? Vediamo! Wow, adoro questo gioco! Eccone un'altra! È divertente! Stavo per scordarmi questa! E anche questa! E qui? Proprio così! Guarda quante monete! Wow! Sono tutte tue! Wow, è fantastico! Devo conservarle! Wow! Ma è un sacchetto minuscolo! Non credo che ci stiano tutte! Entrate, forza! Guarda, è impossibile! Impossibile non è nel mio vocabolario! Osserva! Prima copri il cartone, poi aggiungi pioli di legno corti e posizionaci sopra una molla! Ora prendi questo pezzo, passalo attraverso questo pezzo di cartone qui e incolla il pezzo di legno! Arrivano le monetine! Chiudiamo la scatola ed ecco fatto! E per rendere il tutto più divertente, crea una faccia buffa! Qualcuno ha fame di soldini? Ecco qui! Può contenere tutte le monete! Ma come? Ti faccio vedere! Pronta? Posa la moneta sulla lingua, spingi! E adesso provaci tu! Figo, ok! Ecco qui! Buon appetito! Lo sta prendendo! Wow, è fantastico! Potrebbe volerci un po'. Woohoo! Che c'è? Ha ancora fame? Chi può dirmi di cosa si tratta? Ragazzi, oh no! Cosa avete combinato? Mi piace! Mi piacciono le caccole! Miam! Guarda, sono un arcobaleno! Siete tutti così disgustosi, io non ce la faccio più! Ne ho abbastanza, niente più maestra buona! Questo non me l'aspettavo! Wow! Non è possibile! Vendo arte! Acquistate subito una mia opera d'arte, ma nessuno apprezza più l'arte! Oh, e lei? Signore, signora! Non diventerò mai famosa! Ah, ci mancava solo questo! Eh? E questo cos'è? Un lavoro da cameriera e posso travestirmi da uccello, ma è la risposta a tutti i miei problemi! Benvenuta nella squadra! Queste bevande sono per il tavolo 2. Ok, posso farcela! Devo solo concentrarmi! Oh. Sei bellissima! No, cosa stai facendo? Piano, manca così poco, ci sono! No! Occhio! Oh! Sei licenziata! Oh! Ah,
Dai, che male che mi sono fatta! Aspetta un attimo! Ci sono! Diventerò un'addetta alle pulizie! Questo cappello è piuttosto carino, è come se fosse carnevale! Speriamo bene! Mi piace un sacco! Non mi sento più sotto pressione, è un gioco da ragazzi! Ecco, ottimo lavoro! Io che giornata! Sono stanca! Finalmente sono a casa! Non vedo l'ora di mangiare la pizza! Ah? Ci sono piume su tutto il pavimento! Aspetta un attimo! C'è un uccello gigante nel mio letto! Oh, yeah. Che diavolo! Sei pazza! Sei licenziata! Posso spiegare? Aspetti! La pizzeria sta assumendo la soluzione ai miei problemi! Una pizza in arrivo! E arriverà per via aerea! E si decolla! Wow, sembra tutto così piccolo laggiù! Ma quello è un uccello? Beh, sì, è un uccello! Nulla potrà fermarmi! Niente può fermarmi! Oh, oh. E tu da dove sei arrivata? Cos'è questo rumore? Ma state disegnando! Non ci credo! Wow, che figata! Santo cielo! Le piace? Ho fatto giusto uno schizzo! Mi spiace, ma ho fatto del mio meglio! Ma è meraviglioso, sei assunta! Dammi quel disegno! I tratti con la penna, le ombreggiature, muah! Qui vedo del vero talento! E io diventerò ricco! Guarda che posso infilarmi un'altra penna nel naso! Oh oh! Oggi disegnerete un simpatico uccellino! Wow, dice sul serio! Mi piace questa lezione, credo che sarà divertente! Inizierò disegnando il contorno, fin qui tutto bene! Ora gli occhi e le ali! È ora di colorarlo, lo voglio brillante! Wow, lo adoro, potrei farlo tutto il giorno! Questo viola è perfetto per l'ala! Colorerò le gambe di giallo, verrà benissimo! Devo solo rimanere all'interno delle linee! Farò il becco giallo! Non voglio perdere alcun punto! Userò il rosa per il corpo! Mi ricorda qualcuno! Questa è la mia materia preferita! Ecco, è fatto! Com'è difficile! Aspetta, ci sono! Avrò bisogno del mio righello! Inizierò con una linea retta! Spero tanto che funzioni! Il mio sarà diverso dagli altri! Farò qualche puntino qui! Ora è il momento di aggiungere un tocco di colore! Ho diviso il mio uccello in sezioni! Riempirò ogni parte separatamente! Ho anche aggiunto delle linguette intorno all'uccello! Mi torneranno utili in seguito! So che verrà bene! Rimarranno tutti stupiti! Ho quasi finito con il corpo! Adesso posso colorare il becco! Devo solo prestare attenzione! Del resto non voglio rovinare tutto! Ci tengo così tanto! Gli ho fatti i capelli blu! Che fighi! Farò l'ala dello stesso colore! E ho quasi finito! Devo ritagliarlo! Le linee tratteggiate indicano i punti in cui devo piegare la carta, in questo modo è tutto molto più semplice, devo solo seguire le linee e poi fare una piega. Le linguette contribuiscono a far aderire i pezzi insieme, userò la colla per fissare il tutto. È un po' più impegnativo, ma ne vale assolutamente la pena, ecco l'ultimo. Ma guarda, figo, eh? Spero che le piaccia. Oh, è così bello, ben fatto. Aspetti di vedere il mio. Oh, wow! Leo, ma che bella idea! Aspetta, ma è come se si muovesse con me! E continua a fissarmi! È un po' strano! Sembra quasi irreale! Accidenti! Forse ho le allucinazioni! Ce ne sono altri! Sono ovunque! Non ho scampo, sono circondata! Cosa sta succedendo? Io non mi sento molto bene! Vedo uccelli in ogni dove! Allora, le piace? Certo! Lo sapevo! Puoi prendere questo lecca-lecca! Buono, grazie! Che bella lezione! Volevo anche io un lecca-lecca! Non essere triste, Lexi! Puoi avere questo! Oh, come sei dolce! Leo, tu sei il migliore! Delizioso! Bash, bash, bash! Aspetta un attimo! Ciao ragazzi, notate qualcosa di diverso? È una domanda trabocchetto? Aspetta! Lo so, è ingrassata! No, sto per avere un bambino! Diventerò mamma! Non è emozionante? Devo indagare! Aspetti, ma c'è un uccellino lì dentro!
Sì, proprio così. Ma è pazzesco, cucicù. Torno subito. Ma io volevo parlare con il bambino. Ho un'idea e mi serve questa plastilina. Guarda adesso, ora farò qualcosa di speciale. Dammi solo un secondo. Che cos'è? È un uccello. Dammi, oh, com'è carino. E anche lui avrà un bambino. Prenditene cura. Bravo, Leo. Siamo solo io e te, uccellino. Mettiti comodo. Ti metto questi sugli occhi. Ora farò un'incisione. Non preoccuparti, so cosa sto facendo. Devo solo tagliare una piccola sezione. Così va bene, ora devo sollevarla. Lo sapevo, c'è un uovo! Ora lo rimuoverò. Piano, non voglio romperlo. Preso! Ok, ora posso aprirlo. Sono così nervoso. È un pulcino, è adorabile. Mi ero ripromesso di non piangere. Oh oh! Cosa? Credo che il mio bambino stia arrivando. Sto per vomitare. Guardate, è un bambino, non è incredibile? Vieni qui, piccolo, io sono la tua mamma. Ha il mio stesso becco. Sono l'uccello più felice del mondo. Niente può rovinare questo momento. Oh no, ho parlato troppo presto. Che c'è? Mi piace. Farò finta di non averti visto. Ne vuole un po'? Vediamo quale posso scegliere. Questo qui. Bene. Aspetta, prendo qualcosa dall'altra stanza. Cosa che c'è? Perché stai urlando? Ho pestato il mattoncino, fa tanto male! Oh, tesoro, calpestare un mattoncino può essere dolorosissimo. Hanno tanti angoli e spigoli appuntiti. Però mi è venuta un'idea. Mi serve una sneaker e una pistola per colla. Dovrebbe andare. Incollo il mattoncino e posiziono tanti altri mattoncini intorno. Ecco qui. E il lavoro è completo. Questo mattoncino rosa è proprio l'ultimo. Ecco a te, tesoro. Ti ho fatto un paio di scarpe speciali. Scarpe di mattoncini, le migliori. Grazie, papà, le adoro. Non c'è di che, tesoro. I tuoi piedi sono protetti. Fa davvero male. Papà, stai bene? Sì, sto bene, tesoro. Ok, vado in cucina a vedere se ci sono degli snack. Oh, ci sono degli snack. Ci sono caramelle e popcorn. Mi piacciono entrambi. Comincerò con qualche caramella perché sono dolci. Sì, caramelle! Le sistemerò per bene. Posso fare un arcobaleno di caramelle. Belle le caramelle. E belli gli arcobaleni. Tesoro, che ci fai qui? Vedo che giochi con le caramelle. Sei bravissima. Ho fatto un arcobaleno. Non è bello? Sì, molto bello. Oh, popcorn! Ti dispiace se li prendo? Oh! Upsi! Papà, hai rovinato l'arcobaleno! Adesso sono sparsi ovunque! Oh, scusa, tesoro, è stato un incidente, non volevo! L'arcobaleno più bello che avessi fatto! Ascolta, posso risolvere il problema? Mangerò i popcorn! Buoni questi popcorn! Oh, dai, ti prego, basta piangere! Devo fare qualcosa! Oh, ecco! Popcorn al microonde! Ma certo, è un'ottima idea! E altre caramelle. Vediamo, apro la busta, verso all'interno alcune caramelle, metto il sacchetto nel microonde e aspetto lo scoppio. Tesoro, non arrabbiarti, papà sta cercando una soluzione. Ed ecco il suono, il popcorn al microonde è pronto! Lo verso nella ciotola, eccellente, si è rivelato proprio come speravo! Wow! Il popcorn ha tanti colori! Che cosa ne pensi? Prendi la ciotola così guardiamo un film? Sì, un film con i popcorn, è divertente! Sì, dovrebbe essere divertente, mangiali pure! Buoni, vero? Sono venuti proprio bene! Sì, gustosi! Anche il film è carino, vero? Belli gli effetti speciali! È divertente passare la serata così, eh? Oh, sembra che qualcuno sia un po' stanco. La coprirò con questa coperta. Dormi bene, tesoro, che tenera. We should hang out later.
Anch'io sarei piuttosto stanco. Spengo il programma e filo dritto a letto. Che è successo? Dove sono? Buon compleanno! Cappello di compleanno per te! Sì, grazie, adoro il cappello! Per ora tu rimani qui, ok? Torno subito. Dove ho messo la torta di compleanno? Accidenti! Oh, deve essere qui da qualche parte. Destra, frigorifero. L'ho messa lì dentro per nasconderla. La tiro fuori così si riscalda. Ecco qui, una torta di compleanno per una bambina. Questa torta è carinissima, se posso dire la mia. Oh, giusto, devo invitare qualche amico. Ehi, verresti da noi per la festa di compleanno di mia figlia? E c'è la torta e ci si diverte. Io ci sarò. Io sono felice che mi hai invitata. Oh, questo si occupa di tutti gli inviti. Oh no, che cosa ho fatto? La torta di compleanno? No, no, no. Ho totalmente distrutto la porzione. Adesso che faccio? Ci deve essere un modo per rimediare. Come posso aggiustarla? Non sono un pasticcere. Un attimo, ci sono caramelle nella ciotola? Forse posso sistemare se sto attento. Inizio tagliando con un coltello questa parte distrutta ed ecco qui, metto la fetta su questo piatto. È il momento delle caramelle, speriamo che funzioni. Le spingo in questa porzione di torta tagliata. Sì, sembra che funzioni. Continuo, deve avere un aspetto gradevole. In effetti è venuto proprio bene. Le caramelle risolvono tanti problemi ed ecco la candelina. Tesoro! Sì, papà? Oddio, è la mia torta! Wow, ci sono delle caramelle ed è rosa! Wow, ci sono anche i miei amici! Festeggiano il mio compleanno con me! Adesso esprimerò un desiderio e spegnerò la candelina! È il compleanno più bello! Brum, brum, questa barca vola nell'aria! Oh, quanto è pesante la spesa! Devo poggiare tutto qui sul bancone! Oh, bella questa torta! Adoro le torte! La mangerò tutta ad un fiato! Aspetta, meglio tagliare solo una fetta! Questi pomodori sono freschi, tesoro, vuoi... Coltello? Che stai facendo con quel coltello? No, mettilo giù, ti taglierai! Fermati! Ti salverò! Cos'era quel rumore e quel tremolio? Dammelo! Conosci le regole sull'uso dei coltelli! Voglio un po' di torta e mi serve il coltello! I coltelli sono troppo pericolosi! Invece ti faccio un coltello di carta! Aggiungo un'impugnatura sulla lama di carta e... Ecco qui, tesoro, è un coltello che puoi usare pure tu! Sì, un coltello solo per me! Adesso voglio un po' di torta! Mi taglio la fetta più grande che c'è! Adoro le torte! Lo so e adesso torno al mio lavoro! Allora, dove ho messo quei pomodori? La torta migliore in assoluto, che buona! Ne voglio ancora! Altre due fette! Buonissima! Oh, mamma ha comprato i dolci! Amo le caramelle e il cioccolato! Finalmente ho svuotato la busta della spesa, un attimo! Stai ancora mangiando quella torta? Hai mangiato tutta la torta e il cioccolato! Dove hai preso le caramelle? Devo essermi immaginata tutto! La mamma è strana. Non ci credo che l'abbia mangiata tutta. Era una torta intera, no! Ma lo voglio! No, ne hai già preso troppo. Sei cattiva, la mamma più cattiva. Oh, devo anche ripulire questo pasticcio. Non posso credere che sia riuscito a nascondere quel cioccolato. In effetti mi è venuta un'idea. Metto un po' di cioccolato nella ciotola. Lo sciolgo nel microonde, non troppo a lungo però. Ecco qui, sembra che sia pronto, non voglio cuocerlo troppo. Perfetto, si è fuso. Adesso lo verso in questo stampo. Oh, bello, quel cioccolato fuso ha un profumo così buono. Ed ecco fatto, tutto il cioccolato è nello stampo. Ed è anche solido, non è più sciolto. Significa che posso togliere il cioccolato dallo stampo. Adesso devo soltanto finire di tagliare i broccoli. Qualche altro taglio e avrò finito. Mamma, che fai? Ho fame! Voglio uno snack. Oh, ecco qui. Puoi mangiarlo come spuntino. Ah, che cos'è, broccoli? Che schifo, no?
Non mi stupisce, molti bambini odiano i broccoli, ma io ho questo nuovo tagliere perché avrei voglia di uno spuntino. Delizioso. Guarderò la TV, magari i miei video preferiti. Cos'è questo programma? Mai visto? Wow, tatuaggi. Belli tatuaggi. Oh, Spider-Man è il mio preferito, è il migliore. Vorrei essere Spider-Man, sarei il migliore in assoluto. Ehi, che cos'è? Oh, altri tatuaggi. Voglio un tatuaggio, sono fighi, voglio essere figo anche io. Fiu, ho sbrigato tutte le commissioni. Ehi, fermo lì, dove credi di andare? Voglio fare un tatuaggio. Aspetta, cosa? Te lo scordi? Bene. Che idea si è messo in testa il ragazzino birbante? Forse c'è un nuovo episodio della mia serie preferita. Ciao mamma. Ciao tesoro, che c'è? Oddio, che hai fatto? Ti sei disegnato tutte le braccia. Sono tatuaggi, non sono fighi. No, 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 dobbiamo ripulirli. Oh, il pennarello indelebile non si è asciugato, meno male. Mamma, erano i miei tatuaggi, li ho fatti io. I tatuaggi spariti, non è giusto. Mi spiace tesoro, sei troppo giovane per i tatuaggi, ma forse posso aiutarti. Uso la punta del tappo per segnare i cerchi. Adesso utilizzo questa penna per delinearli. Si laveranno via in seguito quando necessario. E ora passiamo alla penna rossa per dare un po' di colore. In effetti sta venendo fuori un bel lavoro. Contorno il disegno rosso con altro nero per farlo spiccare. E adesso replicherò questo disegno con un'altra linea nera. Ok, va bene. Sai una cosa? Potremmo usare un po' di blu. Creeremo un nuovo motivo su questi lati. Tuttavia mi assicuro che le linee blu siano identiche. Riempio ancora un po' queste linee e magari ne aggiungo altre. Finito, che ne pensi? Wow, è un vero tatuaggio, che figo! Sì, sono il più figo, grazie mamma. Ah, non c'è di che, tesoro. Ehi, come va? Devo andare. Come posso aiutarla? Sto cercando un bambino. Beh, è fortunato, ce ne hanno portata una proprio oggi. Diamo un'occhiata. Oh, che carina. La prendo. Ma è disponibile in versione bruna? Mi spiace, signore. C'è solo bionda. Cosa? Oh. Allora temo che non se ne faccia nulla. Cos'altro avete? Oh, questa è promettente. Sì, voglio lei. La prendo. Spiacente, è stata preordinata. Una coppia mi ha appena chiamato per lei. Ma abbiamo un'ampia scelta. Non ce ne sono più. Questo è quello che pensa lei. È appena arrivata questa. È davvero unica nel suo genere. Beh, ha la mia attenzione. È uno scherzo? Sa cosa? Mi piace. Affare fatto. Speravo che lo dicesse. Saluti la sua nuova figlia. Avanti, non essere timida. Sarai felicissima. Wow, guarda come vola. E quindi, vola e basta? Wow, ma guarda un po'! È stato fantastico! Ciao, papà! Adoro le storie a lieto fine. Abbracciami! Mi sto commuovendo, mi ero ripromessa di non piangere. Ci sono così tante pulizie da fare, ma ho quasi finito. Ora posso rilassarmi. Eh? Su cosa sono seduta? Oh no! Che cosa ho fatto? Che guaio! Magari non se ne accorgerà. Ma chi prendo in giro? È rotto! Devo nasconderlo. Farò finta che non sia successo nulla. Non destiamo sospetti. Ehi, mamma! Hai visto il mio yo-yo? Io? No, no! E di sicuro non l'ho rotto. Che cosa strana da dire. Ok, continuo a cercare. Fiu, c'è mancato poco. Eh? Cos'è questo rumore? Viene dall'esterno. Dove sarà? Mi sento così persa. Deve essere qui da qualche parte. Yo-yo, dove sei? Oh, mi si spezza il cuore, guardatela. Il mondo sembra molto più oscuro adesso. Avrei voluto... Beh, avrei dovuto essere io. Devo fare qualcosa, in fondo è colpa mia. Vuoi un po' di cioccolato? No, troppo piccola. Non c'è problema, guarda che cos'ho. Voglio solo il mio yo-yo. I dolcetti non possono riempire quel vuoto. Aspetta, lo so. Ho i tuoi cereali preferiti. Ti tireranno su il morale. No, non li voglio.
Sono a corto di idee. Aspetta, ne ho una. Ti piacerà. Ritaglio due cerchi da un pezzo di cartone e metto un po' di colla su uno di essi. Così. Poi li incollo insieme, premendo bene. Poi ci metto sopra altra colla. Adesso prendo due cerchi di carta rossa e li fisso per bene. Poi mi serve un pennarello. Disegno un grande cerchio qui e lo riempio, facendo in modo di rimanere all'interno della linea. Faccio lo stesso con l'altro. Poi prendo una matita, pratico un foro all'interno del cartone e inserisco il mozzicone di matita. Attacco l'altro cerchio di cartone e avvolgo dello spago intorno. Ecco uno yo-yo fatto in casa. Guarda che cosa ho trovato, l'ho fatto apposta per te. Ah? Fa vedere. Questo sarebbe uno yo-yo? Me. Proviamolo. Immagino che possa andare. Wow, funziona! È fantastico, è proprio quello che volevo. Ho salvato la giornata. È molto meglio di quello rotto. Ah? Ah? È già mattina? Oh no, ho dormito troppo, devo sbrigarmi, non voglio arrivare in ritardo. Che è successo? Che strano, non ho tempo per questo. Au, il dito! Che male! Un attimo, non ho i miei orecchini. Questa mattina non fa che peggiorare. Devo trovarli. Dai, dove sono? Non riesco a trovarli, dove possono essere? Mamma! Che cosa c'è, tesoro? Dimmi. Non riesco a trovare i miei orecchini, è un disastro. Andrà tutto bene, la mamma è qui. Perché tutte a me? Vado a cercarli. Non sono lì. No, niente. Mi spiace, tesoro. Un momento, credo di avere un'idea. Sì, potrebbe funzionare. Avrò bisogno di un poppet e di una pistola per colla. Riempio le fossette con la colla, così. Devo lavorare in fretta. Non voglio che la colla si asciughi. Ora mi serve una graffetta. Ne stacco un pezzo e lo calo nella colla. Una volta che si è asciugata, posso rimuoverla dal poppet. Serve anche un po' di colore, ovviamente uso il rosso. Non voglio che si veda la colla. Aspetto che si asciughi e poi con un pennarello nero aggiungo dei puntini neri. Penso che 5 bastino. Che carino! Ma non ho finito, lo immergo nei brillantini d'oro per aggiungere lucentezza. Ne faccio un secondo e voilà, che ne pensi? Cos'hai lì? Pazzesco! Fammi vedere. Sono stupendi, li adoro. Oh, sono così felice. Come mi stanno? È il mio telefono? Ho un messaggio? Non ci credo, ho un appuntamento! Che emozione! Ah, la mia bambina cresce così in fretta! Meglio che vada! Divertiti! Vediamo che c'è in TV. Oh, sembra interessante! Aspetta, che cos'è stato? Ehi là, c'è nessuno? Ah, amo la vita criminale, è così gratificante! Signora, abbassa la voce! Ecco, tieni! È gusto fragola! Oh, bello questo! Aspetta, che cos'è stato? Tesoro, corri! Chi è quello? Che succede? Attacco a sorpresa! Oh. Ah, l'avevo previsto! Fatti sotto! Va bene! Stai facendo un grosso errore, amici! Ha uno yo-yo! È tutta colpa tua! Cosa? Oh, un brutto presentimento! A terra! Aspetta, parliamone! Pronto, polizia? Oh, mi spiace, ho imparato la lezione! Bravissima, tesora! Yay! Non amate un bel lieto fine? Se poteste avere un superpotere, quale scegliereste? Fatecelo sapere nei commenti! Condividete il video con gli amici e iscrivetevi al canale per altri fantastici contenuti! Lo taglio qui. Sta venendo bene. Che noia. Ma che dici, questa lezione è la migliore. Ehi, Molly, hai qualcosa dietro l'orecchio. Cosa? Ma dov'era? Sei una maga? Chissà. Wow, che figata. Mi è venuta un'idea. Avrò bisogno di un sacco di cartone e anche di alcune molle. Ora posso fare una scatola, perfetto! Sì, dovrebbe andare! Mindy, guarda! Ah?
Che cos'è? L'hai fatto tu! E non hai visto la parte migliore? Guarda, sta mangiando la moneta! Forte, vero? Ancora! Speravo che lo dicessi! Devo concentrarmi, non voglio fare errori. Cavolo, questa è grossa! Quello cos'è? È il mio gattino! Lo so, è incredibile! Invidiosa, vero? Lo voglio! Guardalo! Molly, posso tenerlo un pochino? Certo, scherzavo! Fregata! Non è divertente! Comunque scordatelo! Oh, che cattiveria! Ora le faccio vedere io! Taglio questo a metà e poi applico della colla intorno al bordo. Ho un pezzo di carta seghettata. Ce lo incollo in questo modo piegando i bordi per formare una scatola. Ho arrotolato la carta a un bastoncino di legno. La metto qui, in questo alloggiamento. Questo sarà il coperchio della scatola. Faccio passare il rotolo nella fessura e ci disegno sopra. E questo è tutto. Molly, guarda qui. È un cartone animato di Hello Kitty. Figo, vero? Cosa? Ma dove l'hai preso? Lo voglio! C'è solo una cosa da fare, scambiamo? Sai cosa voglio? Ne è valsa la pena! È così morbido e coccoloso! Non ho mai visto niente di simile, troppo bello! Potrei starci tutto il giorno! Ok, sveglia impostata. È ora di andare a letto. Ho l'impressione di star dimenticando qualcosa. Ma cosa? Oddio, l'esame! Oh no, devo studiare! Spero che non sia troppo tardi. Ok, posso farcela. È solo un semestre, insomma. Quanto potrà essere difficile? Sono così stanca. Ah, ma devo andare avanti. Oh, che nottataccia. Nottataccia, eh? Ti ho portato degli snack. No, sei la migliore. Lo so. Eh? Che succede lì? Devo concentrarmi. La lampada funziona male. Deve essere difettosa. E adesso è rotta. Non va bene. Spero che tu non abbia paura del buio. Resisti, eh? Ho un'idea. Sì, andiamo. Disegnerò dei cuori su un bicchiere di carta, poi li taglio via. Posiziono un disco di cartone sul bordo e ci faccio passare un bastoncino. Ora mi servono dei dischi di cartone. Li impilo e poi pratico un foro in questo modo. Metto delle lucine nel bicchiere e fisso i dischi con il bastoncino. È una lampada da tavolo. Ehi, Mindy, questa ti aiuterà a studiare. Wow, proprio quello che mi serviva, è perfetta. Buona fortuna, tesoro, puoi farcela. Sì, speriamo. Questo libro è così interessante. Ma la lettura è un duro lavoro, mi sta facendo venire fame. Mi serve cibo. Per fortuna sono attrezzata, ecco qui. Fantastico, questa sì che è vita. Nulla può rovinare questo momento. Cosa pensi di fare? Butta qui. Non è giusto, avevo fame. Conosci le regole? Sono molto delusa, Mindy. Continua a leggere. Sono più furba io. Ho altre scorte. No, non posso. Oppure sì. Deve esserci un modo per passare inosservata. Sì, ci sono. Ricavo una nuvola da un pezzo di cartone. Poi ci attacco degli occhi e una bocca. Ci incollo sui bordi così del foam. Avrò bisogno anche di una cerniera. Ed ecco un bellissimo quaderno con un gustoso segreto. È come un dolce arcobaleno. Ora sì che si ragiona. Non lo saprà mai. Mindy, che stai facendo? Niente. Ok. Lasciami mangiare in pace. Non ci sono. Wow, ma questa stanza è bellissima! E che bella scrivania! Starei una favola qui. Ah? Che cos'è questo? Un regalo per me, non avreste dovuto. Cos'è questo rumore orribile? Avete sentito che ha solo rock? Beh, che succede? Credo che questo risponda alla tua domanda. Che c'è nel tuo? Apriamoli e scopriamolo. Perché hai la scatola più bella? Evidentemente me la sono meritata. Mentre qualcun altro no. Così è la vita, wow! Guarda quante cose belle! Lo vedo. Non so da dove cominciare, sembra tutto fantastico. Ti spiace?
qualcosa? Mai sentito parlare di spazio personale? Volevo solo dare un'occhiata. Beh, non puoi, è tutto mio. Eh? E questo? È un piccolo dinosauro. Mi chiedo a che serva. Wow. Un lecca-lecca, che spettacolo! Buono! I giocattoli e le caramelle tutti a lei? Devo controllare che cosa c'è nella mia. Speriamo bene, vediamo un po', stacco il nastro e... Oh, è vuota, ma che cavolo! Che delusione! Dovrei avere un lecca-lecca in tasca. Dove sta? Cos'è questo? Ah, che ci faccio? Eccolo! Ma com'è ridotto! Non posso mangiarlo! Come la invidio! Non riesco mai ad avere le cose belle. Aspetta, mi è venuta un'idea. Posso usare questo contenitore. Questo non serve più. Dammelo. Ehi, è mio! Pratico un foro sul fondo del contenitore, poi faccio scorrere il lecca-lecca. Ci sta alla perfezione. Guarda qui. Wow, è piuttosto figo. Posso riavere il mio lecca-lecca? Ora è il mio lecca-lecca ed è buonissimo. Quando ho finito devo solo chiudere il coperchio, così il lecca-lecca non si sporca. E va bene, tanto ne ho un altro, il dinosauro lo proteggerà. Ehi, Deona, prendi questo. Ehi, smettila! Quindi è così, eh? Già. Allora guarda un po'. Wow, un mega lecca-lecca! Ed è solo mio. È fantastico! Divertiamoci un po'! Pronti? Via! Via, via! È così ipnotico, non riesco a distogliere lo sguardo. Sai che cos'è più divertente? Questo fantastico sparabolle! Che meraviglia, ne vorreste uno, vero? Da morire! Può essere vostra! Ah sì? Come? Ditecelo! Lo voglio anch'io, ma è un sogno irraggiungibile. Ci deve essere un modo per averlo. Mickey? Ehi! Sì? Lo stai vedendo, vero? Non ci credo, è sempre stato lì! È il mio giorno fortunato! Allora prendiamo una ciotola. Questi non mi servono. Ma questo sì. Ne verso un po' nella ciotola. Penso che basti. Facciamo delle bolle di sapone. Immergo il giocattolo nella ciotola per diversi istanti. Sarà divertente. Credo di essere pronta. Wow, funziona davvero! Guarda che belle! Le bolle di sapone mettono sempre allegria. È fantastico! Voglio fare le bolle anch'io. Ma come? Aspetta, forse credo di avere un'idea. Posso usare questa cannuccia. Prendo anche quella di Mickey. Credo che me ne serviranno molte di più. Queste dovrebbero bastare. Le immergo nella ciotola e ce le lascio per un po'. Adesso mi servirà un phon. Guarda qui! Oh, sono la regina delle bolle! È la cosa più bella che abbia mai visto! Non fermarti, Mickey! Servono altre bolle! Arrivano! La 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 la! Adoro questo giocattolo! Senti che sound! Ti dispiace? Smettila! Wow, rock! Smettila di sbattermela in faccia, sul serio! Sono in ritardo per il concerto, mi serviranno questi. E la giacca di pelle, ovviamente. Me ne vado. Finalmente un po' di pace. Ora che se n'è andata, ha un po' di tempo per me. Questi occhiali sono davvero carini. È il momento di rilassarsi. Ah, così va meglio. Buonasera, siete caldi? Dovrei abbronzarmi un po'. Questa sì che è vita, dovrei farlo più spesso. Che bel pubblico siete! Suonerò una nuova canzone! Oh, si sta facendo caldo qui! Devo rinfrescarmi! Meno male che ho questa bottiglia d'acqua! Spacchiamo! Sha-la-la-la-la. Cosa? Oh yeah! Assolo di chitarra! Woo! Proviamo di nuovo! Piano, piano! Woo-hoo! Fatemi vedere come vi scatenate! E ora il gran finale! Grazie, vi amo tutti, ricordatevi di acquistare il mio nuovo album. Wow, che show, forse il migliore di sempre. Che cosa è successo qui? Sul serio? Mi spiace. Sì, ma lo fai sempre. Non si può contenere la musica, giusto? È inarrestabile. Sì, come no.
Aspetta, cos'è questo? È proprio quello che mi serve. Questo risolverà tutti i miei problemi. Intanto tolgo la bottiglia e ci metto la mia acqua. Così dovrebbe bastare. Adesso collego il dispenser. Basta avvitare. E mi assicuro che sia ben stretto. Metto qui la tazzina e spingo la levetta. E funziona! È super facile! Mi ci vorrebbe proprio dell'acqua. Tutto quel cantare mi ha messo sete. Com'è dissetante! Posso bere anch'io? No, bevi la tua. Va, che cattiva! Ma forse posso crearne una mia. Mi servono una bottiglia e una tazza. Inizio posizionando la bottiglia nella tazza. E ora decoriamo. Userò questo elefantino. Ora faccio un buco in corrispondenza della proboscide che arrivi fino alla bottiglia e poi infilo una cannuccia nel foro. Metto dell'acqua nella bottiglia ed è pronto all'uso. Ma che... wow! Speravo in questa reazione. Quando giro il tappo l'acqua esce. Piuttosto forte, vero? Ed è super semplice da realizzare. Wow, sono davvero colpita! Ah, ci voleva proprio. Salute! Penso berrò anch'io un altro goccio. Sei così bello, mi rendi così felice. Perché hai quella fotografia? Ehi, è mio! No, è il mio ragazzo! Beh, lo sorprenderò con un regalo. Davvero? Oh, beh, stavo per farlo anch'io. Sarà così romantico? Sì, certo. Ci ho pensato a lungo, lui ama i videogiochi. Lo sapevo, vedi? E gli ho preso un lecca-lecca. E basta, è tutto quello che sai fare? Gli ho preso una bibita. Anche io. Sembra che la tua scatola sia già piena. Non ho finito, ho dei palloncini. Sai che roba? Sono un po' piccoli, questi sono palloncini. Ma... Il mio regalo è più bello. Pensavo che gli sarebbero piaciuti. Aspetta, so come risolvere. Devo prendere una cosa dalla mia scatola. Questo risolverà tutto. Intanto aggiusto questa macchinina, poi posiziono il palloncino, spingo qui e il palloncino si gonfia. Questo gadget fa tutto il lavoro. Wow, sei un portento! Non voglio farlo scoppiare, lo legherò al resto dei palloncini. Gne gne. Non finisce qui, Mickey. Invece penso di sì. Li adorerà. Non posso permettere che accada, devo fare qualcosa. Aspetta, lo so! Posso usare la... beh, la bottiglia. Intanto bevo un sorso veloce. Buonissima. Ah, ed è ora di mettersi al lavoro. Metto un imbuto nella bottiglia e aggiungo del bicarbonato. Non ne serve molto. Ok, basta così. Adesso verso dell'aceto. Ecco a che cosa serviva l'imbuto. Non voglio rovesciarlo. Guardate tutte quelle bolle. Metto subito un palloncino sul collo e il gas lo gonfierà. Guardate come va! Penso sia pronto. Tengo chiuso il palloncino e lo tolgo dalla bottiglia. Ho già fatto lo stesso con gli altri. Questi sì che sono palloncini. Ma che pizza, anch'io li voglio così. Ok, hai vinto. Volevo solo fare qualcosa di speciale. Oh no, non piangere. Ehi, prendine uno. Oh, grazie. Nessun problema, amica mia. Ah, quante scelte. Oh. Wow, guarda lì. Ciao. Come va? Non costerò un centesimo. Sì, ho gusti un po' costosi. Sono la bambola che fa per te. Wow, sei perfetta. Mamma, voglio questa. Mi prendi in giro. Non sai quanto è doloroso. È questa qui. Ok, la prendiamo. Wow, grazie signora. Tornate quando volete. Andiamo tesoro, la macchina ci aspetta. Wow, quanti giocattoli. Salve. Sto contando i soldi. Scusi, farò silenzio. Quale gioco scelgo? Questo è carino. Quanto costa? Non posso permettermelo. Sono ricco. Woohoo! Può aiutarmi? Cosa mi può dare con questi? Fa vedere. È una specie di scherzo?
Ehi, era mia! Come si è permesso? È la mia paghetta. L'ho risparmiata con cura. Aspetta, c'è qualcos'altro qui. È una bambola! Ed è gratis! Wow, è il mio giorno fortunato! Tu vieni con me! Questo lo metto qui. Un'altra cosina, questo scaffale è così carino. Farà un figurone in bagno. Ed ecco una frase motivazionale. Benvenuta nella nuova casetta. Ti troverai benissimo qui. Devi avere fame? Deliziosa crema al cioccolato, apri la bocca. Oh no, che cosa ho combinato? Ti è finita sul vestito, mi dispiace tanto. C'è solo una cosa da fare, dobbiamo darti una ripulita. Un attimo, c'è qualcosa che non va qui. Non abbiamo una vasca. Dobbiamo rimediare, il denaro risolve ogni problema. Mi serve una consegna espressa, wow, che velocità. Ehi, ha un aspetto strano questa vasca, sono confusa. Ah, si apre. Così va meglio, sembra perfetta. La metto nel bagno. Oh, è così chic. Riempiamola d'acqua. Non mi sembra però abbastanza rilassante. So cosa le serve. Teneri cuoricini. Ok, il bagno è pronto. Ti piacerà molto. Wow, la vedi questa? Tu non sembri al meglio, però sei così sporca. Non viene via. Aspetta, strofino più forte. Ah, forse ho peggiorato il tutto. Che faccio adesso? Forse ho un'idea. Vieni con me. Wow, quel bagno è stupendo. Sembra che ti stia divertendo. La mia bambola può usare la vasca? Cosa? No, esci di qui. Che maleducata. Non preoccuparti, sistemo tutto. Devo trovare qualcosa da usare, dammi un secondo. Ho una moneta d'oro. Wow, grazie! Vediamo che cosa c'è qui. Ah, non molto. Svuoterò tutto. Ho bisogno di guardarli meglio. È questo che ho a disposizione? Non va bene. E questo invece? Potrebbe essere utile. Sì, potrei farci qualcosa. Al lavoro! Piego la carta a triangolo. Poi faccio un'altra piega. Ora creo un triangolo più piccolo in basso. Ripiego la parte inferiore. Faccio lo stesso dall'altro lato così. Fortuna che ho preso lezioni di origami. Si stanno rivelando utili. Spero solo di non fare una gru. Ok, dov'ero rimasta? Ah, piegavo la carta. Piego i lati all'interno, così. Perfetto. Poi lo riapro. Ora le pieghe ci sono tutte. Posso cominciare ad assemblarlo. Richiudo i lati e creo una vasca da bagno. Wow, sta prendendo forma. C'è ancora un lato da fare. Dovrò incollarli tra loro. Ci strofino sopra la colla stick. Non voglio che si sfaldi. Ok, dovrebbe bastare, ora posso finirlo. Per adesso posso metterlo da parte. Taglio una lunga striscia di carta e la arrotolo. Mi assicuro che sia ben stretta. Ora lo piego leggermente. Questo sarà il rubinetto e voilà! La vasca è pronta! Che cosa ne pensi? Lo so, è fantastico! Proviamola! Questo sembra un buon punto, sarà molto accogliente. Com'è l'acqua? Dov'è finita la mia educazione? Oh, scusa, ti lascio un po' di privacy. Oh, hai finito. Sei pulita, sei una favola. E profumi di buono. Siamo state brave. Pronte a partire? Ragazze, accendete i motori. 3, 2... Aspettate, 1... Via! È pazzesco! Oh no, si è schiantata, che botta! Devo guardare. È una corsa verso il traguardo. Wow, hai vinto! Sei la migliore! Possiamo fare una corsa? Cosa? No! Almeno hai una macchina? No. Allora è un bel problema. Non riusciamo mai a divertirci. Ho pure finito gli snack. Ma questo mi dà un'idea. Mi metto al lavoro. Ritaglio la scatola, la piego su se stessa, faccio un grande buco al centro e fori più piccoli sui lati. Ora devo dipingerla. Userò questo rosa acceso, sarà davvero bello. Lo spennello sulla scatola e crea uno strato uniforme. È proprio quello che voglio. Lo faccio asciugare. C'è ancora del lavoro qui. Ritaglio dei mezzi cerchi da un cartoncino. Ho ripiegato i bordi. Queste saranno le mie ruote. Le inserirò nei fori laterali. Poi finirò di decorare la macchina. Questo sarà il cofano. Ci vogliono le luci.
Dobbiamo vedere dove stiamo andando. Ho dipinto i bastoncini dei ghiaccioli, li applico sul cofano, ho fatto i sedili con il polistirolo e questo sarà il parabrezza. Si parte! Dobbiamo vincere la gara, sai? Che cos'è? L'auto della mia bambola. Certo, se lo dici tu. Non sarà una grande gara, la mia macchina è turbo. Beh, io ho un bastoncino. Vai, vai, vai! Wow, come va veloce la macchina! Wow, che bolide! Non mi toccare! Ehi, che cos'è? Hai visto bene, Micio, sei stato bravissimo! Wow, una bambola tra i rifiuti, è un sogno! Ma che fai, frughi nella spazzatura? Ciao, guarda che ho trovato! E la chiami bambola? Questa è una bambola! Wow, sembra una principessa! E comunque lei ha una casa! La tua no! Oh, dolce dolce ragazza, questa la devi vedere! Ha tutti gli ultimi gadget! La mia bambola è felice di viverci! O è meglio della tua casa di cartone? Quindi è così, eh? Fatti sotto! Oh, certo! Ti sfido! Benvenuta a casa! Ah, è un po' stretto! È bello essere ricche, possiamo comprare le cose migliori! Non è giusto! Voglio dire, guarda i tuoi vestiti, sono sporchi e logori! Vorrei poterti comprare un gran bel vestito! Ma quest'abito è bellissimo! Te lo meriti! Si sta mettendo in mostra! So cosa fare, userò il mio maglione! Che stai facendo? Faremo finta di non averlo visto! Ho una grande idea! Metto la bambola dentro la manica! Non è proprio come immaginavo! Ma forse se te lo avvolgo intorno? No, ancora peggio, non funziona! Eh? Aspetta! Che cos'è? Potrei usare una busta di plastica, sì! Farà il suo dovere! È il momento del restyling! Taglio la borsa a forma di abito, poi la posiziono sulla bambola e la leggo al centro! Wow, è incredibile! Dovresti sfilare in passerella! Sei così affascinante! Ava, guarda qui! Cosa? Mi prendi in giro? Non può essere vero! È un'emergenza? Giusto in tempo, proprio quello che voglio! È fatto di oro vero? Wow, ti dona tantissimo! Sembri una star del cinema, l'adoro! Guarda qui! Credo che sarai invidiosa! Wow, è così bello! Dovremmo fare una festa! Cosa? No, festeggiamo con l'elite! Non importa! È così difficile! Decisioni, decisioni! Quali scarpe indossare? Devono abbinarsi alle mie! Quelle? No! Ti servono le scarpe! Ti piacciono le mie... calze? Non far caso al buco, è piuttosto imbarazzante! Spero che nessuno l'abbia visto! Lo nascondo subito! Va meglio! Ma dobbiamo ancora trovarti delle scarpe! Guarderò in questo cassetto, ok? Forse c'è qualcosa che possiamo usare! Ragni! Ah, mi ha preso! Devo pulire più spesso. Non c'è momento migliore del presente. Aspetta, ci sono! Ho disegnato un ovale sulla spugna, adesso lo ritaglio. Faccio lo stesso con spugne di colore diverso. Sarà così colorato. Ora le impilo l'una sull'altra, così. Incollo intorno un altro pezzo di spugna e... Ok, provale. Wow, la misura è perfetta! Facciamo un giro di prova. Ragazza, sei stupenda, eleganti e pratiche! Ne voglio un paio per me! Ehi, Ava, guarda queste scarpe! Non so decidermi! Cosa? Wow, sono molto meglio di queste robe vecchie! Hazel, tesoro, stai bene? Ma è stata meglio, mamma! Ah, ma è terrificante! Mi sto divertendo moltissimo! Credo che tu debba mettere giù l'iPad! E so cosa fare! Mi serve un foglio di carta, creo la cornice di un tablet. Ora ho bisogno di un sacchetto sigillabile, poi mi serve la colla. La verso nel sacchetto, così dovrebbe bastare. Poi qualche goccia d'inchiostro nero. Non ne serve molto, poi sigillo il sacchetto. Questa è la parte più divertente. Schiaccio la colla. Voglio mescolare tutto insieme. Poi ho bisogno di un foglio di carta. Uso dei pennarelli per colorarlo. Voglio mescolare i colori. Deve essere bello vivace. In realtà mi sto divertendo a realizzarlo. Hazel lo adorerà.
Metto il sacchetto sopra la carta e ci incollo sopra la cornice. Poi disegno sul sacchetto con un bastoncino di cotone. Vedete tutti i colori sotto? Prova questo, Hazel! Wow, che forte! Oh, bene! Devo nascondere questo iPad. Wow, è incredibile! Olivia, sei qui dentro? Oh, i miei smalti! Che cosa hai fatto? Wow, sono così bella! Oh, ciao mamma! Ok, respira! No, non reggo! Ti ho preso, tesoro! Che cosa è successo? Oh, sono una modella, papà! Ora capisco, devo risolvere questo problema. Aspettate, so cosa fare! Torno subito! Posso usare questo! Prima devo disegnare qualcosa. Abbozzo un arco sul lato del bicchiere. Poi lo ritaglio. Devo seguire la linea. Non ho bisogno di questa parte. Posso rimuovere anche la base. Per ora la metto da parte. Ho disegnato degli ovali su un pezzo di cartoncino. Queste saranno le unghie finte. Ogni unghia avrà un proprio design. Saranno bellissime. Ora le copro con del nastro trasparente. Non voglio pieghe. Poi le ritaglio. Fin qui tutto bene. Per raccoglierle userò delle pinzette. Le applico qui, intorno al buco. Ora prendo un pennarello rosa e coloro qui. Voglio che sia perfetto. E aggiungerò dei cuoricini. Insomma, deve essere carino. Penso che sia sufficiente. Sopra metto una scritta Barbie. Bene, mi piace. Rimetto la base. Ma c'è ancora molto da fare. Metto della colla su una sottile striscia di foam, poi lo arrotolo intorno a un bastoncino di legno ben stretto, proprio così. Ho altre unghie finte. Ce le attacco facendo il giro. Proviamo. È proprio così che lo volevo. Ora questo va dentro il bicchiere. È stato facile. Il salone per unghie di Barbie è aperto. Ho avuto un incubo terribile. Così, tesoro. Eh? Che cosa sta succedendo? Che ne dici? Ti stanno bene, papà? Oh, sei sveglia! Mi sento così elegante! Wow, che carine! Vuoi provare, mamma? Cosa? No! Devo ancora fare l'altra mano! Vi lascio alle vostre cose! Ciao! Cucinare è così rilassante! Non dovrebbe volerci molto, spero che tu abbia fame, Hazel! Non vedo l'ora, mamma! Tutto questo costruire mette fame! Lo vedo! Sono stufa dei blocchi. Cos'altro posso fare? Lo so! Aiuterò la mamma. Romperò queste uova. Bam! Wow, è stato fantastico! L'hai visto, mamma? Certo che... Aspetta. Cosa stai facendo? Mi servivano quelle uova! Sapevo che sarebbe successo. Devo distrarla. Ma come? Aspetta. Credo di avere un'idea. Sì, questo andrà bene. Mi serve un cartone e delle uova vuoto. Cominciamo! Dovrò dipingerlo. Voglio usare colori vivaci. Deve essere divertente. Copriamo questo colore triste. Voglio andare fin dentro le fossette. Non voglio perdere nessun punto. Dipingerò in sezioni, ciascuna di colore diverso. Ora lo taglierò. Metto i pezzi su un secondo cartone per le uova. È come un puzzle! I pezzi si incastrano solo in un certo modo. Così! Ce l'ho fatta! È stato fantastico! Ora lo mostrerò ad Hazel. Guarda cosa ho qua! Eh? Che cos'è? Wow, sul serio! Guarda! È pazzesco, mamma! Prova tu! Speravo che lo dicessi! Sento la pressione! Ma posso farcela! E io posso tornare a cucinare! Aspetta, ho finito le uova! Oh, che fastidio! E adesso che faccio? Fortuna che doveva essere rilassante! Ai! Che cos'è stato? Eh? Una bambola! Perché tutti questi giocattoli sul divano? E altri? È un'invasione! Ma almeno Hazel è felice! Mi siedo qui! Voglio leggere il mio libro! Ah, no! E adesso? Non fa! La situazione sta sfuggendo di mano. Aspetta. So cosa fare. Mi serve un pezzo di cartone. Ho ritagliato un quadratino. Ora devo arrotondare i bordi in questo modo.
Poi taglio una cannuccia in sezioni. Metto della colla sul cartoncino e ci attacco i pezzi di cannuccia. Lascio asciugare la colla. Voglio che sia tutto ben fissato. Aggiungo altri pezzi all'altro lato. Sta iniziando a prendere forma. Ricoprirò di colla il sedile di cartone usando un pennello. Deve essere uniforme. Poi cospargo il tutto di brillantini. Wow, come brilla! Una sedia a misura da bambola. Spero che le piaccia. Mettiti comoda, ne serviranno altre. Wow, grazie mamma! Le mie bambole ora possono riposare. Wow, sembrano così rilassate! Ah, i non di nuovo! Su chi sono seduta? Accidenti, non va bene. Farò finta che non sia successo. Spero che Hazel non se ne accorga. È tempo di vacanze! Ne ho davvero bisogno! Sono così emozionata! Ma dov'è la valigia di Barbie? Oh, non è giusto! Voglio essere una jet setter! È una bambola! Non ha bisogno di una valigia! Mi dispiace, Barbie! Bene, dammi un momento! Oh, maggiordomo? Sì, signora? Cosa c'è che non va? Fa qualcosa al riguardo! Mi faccia pensare... Penso di poter risolvere. Per prima cosa mi serve un foglio di carta. Ci metto sopra una ciotola e traccio il contorno. Bene, fatto! Ora lo ritaglio. Mi sono preparato una striscia dentellata. Ci strofino sopra della colla stick. Deve essere super appiccicosa. Poi la fisso al cerchio. Voglio che i triangoli siano rivolti verso il basso. Poi unisco le estremità. Ora posso capovolgere. Aggiungiamo un po' di colore. Poi voglio fare dei buchi. Questo strumento è l'ideale, fa dei piccoli fori nel cartoncino. Vado a creare una sorta di motivo. Ora ho bisogno di spago giallo. Lo infilo nei fori in questo modo, creando un'asola. Proprio così. Poi faccio un nodo, così che non scivoli via. Passo il filo in eccesso dall'altro lato. E continuo finché non ho qualcosa di simile. Sembrano capelli, no? Ma manca qualcosa. Ho disegnato un volto su un altro pezzo di cartoncino, lo metto qui. Dobbiamo fare qualcosa per i suoi capelli. Delle trecce? Wow, che chic! Assomiglia alla bambola. E deve avere un fiocco. Farò un secondo disco e unisco tutto con dello scotch. Richiudo. E fisso con altro nastro adesivo. Capovolgo la valigetta. Faccio le rotelle. E la maniglia. In questo modo rimarrà in posizione. La maniglia scorre persino. C'è spazio per le cose importanti come gli orecchini. Non sono mai abbastanza. Gli accessori fanno l'outfit. Ora posso chiuderlo. Penso che ci siamo. Ma quanto ci vuole? Wow, guarda! La mia bambola ha una valigia. È perfetta! Ah, possiamo andare ora? Dai, che devo abbronzarmi! Mandatemi una cartolina! Il mio lavoro qui è finito. Vado in spiaggia. Essere... Questo sì che è un banchetto! Che ti sei messa? Non proprio un abbigliamento da pranzo, ma non fa niente. Ho un vestito proprio qui. Ti aiuto a indossarlo. È un po' stretto! Aspetta, ci siamo quasi! O forse no! Oh, è finito nel cioccolato! Forse non è tutto perduto. Niente, è andato. Accidenti! Che ci facciamo? Non possai andare in giro così! Un attimo! Ho un'idea! Davvero buona! Mi servono solo queste strisce di caramelle. È il momento di un makeover. Forse dovresti alzare le braccia. Ecco meglio. Ne metto due pezzi sul petto, incrociandoli. Poi ne taglio un altro in pezzi più piccoli, applicandoli intorno alla vita. Guarda che gonnellina! Sei favolosa! Ma il tuo outfit non è finito. Mancano le scarpe. Ti metto un orsetto gommoso sul piede e poi alziamo il riscaldamento. Il mio asciugacapelli farà tutto il lavoro, sciogliendo l'orsetto gommoso intorno al piede. Sarà come avere delle scarpe su misura super esclusive. Wow, le adoro! Ma non abbiamo ancora finito. Ora le intingo nel cioccolato. Barbie deve avere le scarpe rosa. E soprattutto i tacchi. E ora è il tocco da maestro. Le ricopro con queste palline colorate. Saranno super alla moda. Wow, sono perfette! Sono un po' invidiosa. Un outfit sia bello che buono. Non resisto. Devo assaggiare. Che gonna gustosa. Scusa, Barbie. Wow, ma dai!
Adoro Hello Kitty! Oh, una mela! Non riesco a distogliere lo sguardo! Aspetta, questo mi dà un'idea! Sì, potrebbe funzionare! Facciamolo! Metto la mela su un tagliere e taglio due piccoli triangoli. Con uno stuzzicadenti tagliato a metà infilzo i triangolini e li inserisco nella mela. Uno su ogni lato. Finora tutto bene. Ora infilo uno spiedino di legno al centro e immergo la mela nel cioccolato fuso, coprendola per bene. Una spatola rende questa operazione molto più semplice. Ho creato delle palline di fondente e uso il fondo di un bicchiere per appiattirle. Proprio così. È super semplice. Ci decorerò la mia mela. Guardate che bel fiocco! Lo metto sulla mela. Qui è perfetto. Per creare il musetto userò altro fondente. Wow, è incredibile! È deliziosa e adorabile. Oh, bene, mangiamo! Ma che sto facendo? Guardate quegli occhi, non posso farle questo! Ok, sembro un po' matta così. Smettila di guardarmi così. C'è solo una cosa da fare, userò questa. Ecco, adesso sì! Ora posso mangiare senza sensi di colpa. Che bontà! È la mela più buona che abbia mai assaggiato. Era l'ultimo adesivo zucca. Significa che... è Halloween! Che emozione! Posso mangiare tante caramelle. Ah, aspetta! Solo gli incarti! Deve esserci qualcosa qui intorno. O forse no. Che delusione! Aspetta, non ho guardato qui sotto. Sì, eccole! Lo sapevo! Me le voglio gustare! Aspetta, ho un'idea migliore! Sì, sarà fantastico! Tolgo le caramelle dagli involucri, ma non posso mangiarle. Avrò bisogno anche di questo grissino. Ce le attacco e le modello, finché non sembrerà un osso. Così! Faccio lo stesso all'estremità opposta. È divertente! Ora sembra proprio realistico, ma non è del colore giusto. Ricopriamolo di cioccolato bianco. Via dentro! Copro bene entrambi i lati aiutandomi con queste pinze. Ecco, posso toglierlo! Lascio colare il cioccolato in eccesso e aspetto che si rapprenda. Ma non ho finito! Ho riempito una ciotola di cacao in polvere con un pennello da trucco. Io passo leggermente sull'osso per farlo sembrare più vecchio. Che bell'effetto! Sembra proprio vero! Gnam, aspetta, era la porta! Dolcetto scherzetto! Wow, ma che... Oh, l'osso! Non preoccupatevi, è la mia merenda! Bello croccante! Proprio come piace a me! Penso che dovremmo andare! Ed ecco un bel fiocchetto! Ti sta proprio bene! Ah, che c'è? Non ci credo! È il tuo compleanno! Buon compleanno, Teddy! Dobbiamo fare qualcosa di speciale! Cominciamo con la torta, che non abbiamo! Mi dispiace, non so come risolvere! Aspetta lì! Per prima cosa sciolgo del cioccolato bianco in una ciotola. Sembra buono! Poi ci metto gli zuccherini, tutti li adorano! Mescoliamo! Lo mangerei tutto! Ma è per Teddy, ho degli stampi a forma di cuore! Ci metto dentro il cioccolato a cucchiaiate distribuendolo per bene, ma li riempio solo a metà. Ci metto dei bastoncini per ghiaccioli e un biscotto di ogni stampo. Poi altro cioccolato per coprire i biscotti. Poi li metto nel congelatore. Un'ora dovrebbe bastare, bene. Possiamo decorare. Ha bisogno di orecchie e un naso. Per gli occhi userò del fondente nero. Intingo un mini cono nel cioccolato e poi altri zuccherini. Ora mi serve una candela. La collego al cono. Troppo carino! Ora lo attacco qui sopra. È il cappellino dell'orsetto. Wow, lo adoro! È incredibile! Ehi, Teddy, ho qualcosa per te. No, non lo vuoi. Vuoi che lo mangi io? Ah, per me va bene, è buonissimo. Grazie, Teddy. Oh, ma è fantastico. Wow, non l'avevo mai visto prima. Aspetta, ma cosa? Guarda quanti like. Sono tantissimi e quelle caramelle sembrano deliziose. Ah, chi è alla porta? Fammi andare a vedere. Un momento. Sì? Ah, non c'è nessuno. Che strano. Aspetta, cos'è quello? Qualcuno mi ha lasciato delle rose. Wow, che dolce! Oh, sono di Nick! È così romantico. Devo fotografarle. Sono bellissime. Un momento. Ho un'idea. Sì, sarà fantastico.
Avrò bisogno di molte caramelle. Prima rimuovo gli involucri, poi dovrò sciogliere le caramelle. Le metto in un padellino e accendo il fuoco. Non dovrebbe volerci molto, che profumino! Ogni tanto le giro, ma voglio che si brucino. Ancora un po', finché non cambia colore. Mescolo ancora. Eccoci siamo! Ora posso spegnere. Calo un coppa pasta nel caramello e ne prendo un po'. Ci spingo lo stelo della rosa, facendo con calma. Una mossa sbagliata ed è tutto rovinato. Voglio ora chiudere la rosa nel caramello. Aspetto che si raffreddi e... Wow, guardate! Non ho mai visto nulla di simile. Una rosa incartata nel caramello. Non posso non postarla. Devono vederla tutti. Ok, adesso posso mangiare. Che meraviglia! Sono proprio un genio! Che succede? Wow, la gente lo adora, lo sapevo! Mi merito un premio per questo!